una puntata interamente dedicata al calcio con due bellissimi servizi. Questa puntata della nostra storia parleremo della metà degli anni 80, quando la Crevolese, la società di calcio di Crevola d'Ossola, organizzò il primo torneo internazionale di pallone dedicato ai più giovani, ai pulcini. Un torneo internazionale a cui parteciparono anche due squadre svizzere, il Locarno e il Briga, e per il nostro territorio parteciparono davvero tutti i giovani campioncini, le giovani promesse, in particolare quelli che giocavano nel Crevola d'Ossola, nella Juve Domo, nel Gravellona, nel Verbania, nel Lomegna e nel Gagliate. Un torneo davvero bello, un momento di divertimento e di sport per tanti ragazzini. Una domenica diversa dalle altre. Dopo aver seguito per 9 mesi le vicende dei campionati, ci concediamo una giornata tranquilla, divertente ed emozionante in occasione del primo torneo internazionale di calcio giovanile categoria Pulcini. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione Sportiva Crevolese in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio Zona Laghi. Era questa la prima edizione ed ha visto la partecipazione di 8 squadre, 2 svizzere, Briga e Locarno, e 6 italiane, Omegna, Verbania, Gravellona, Gagliate, Juventus Domo e Crevolese. Queste 8 squadre si sono contese il primo trofeo alla memoria avvocato Sebastiano Ferraris, biennale non consecutivo, e il trofeo Andrea Kregar alla memoria per il miglior portiere ed il miglior realizzatore del torneo. Si inizia di buon mattino con il turno eliminatorio. Le prime 2 squadre a scendere in campo sono la Crevolese ed il Verbania. Partita incerta ed equilibrata che si conclude sullo 0-0 dopo 20 minuti combattutissimi. Si passa ai calci di rigore e i gialloblu allenati da Angelo Simondi passano il turno dopo un 4-2 che ha visto protagonista il giovane portiere Ivano Bacchetta. La seconda partita vede in campo la Juventus Domo e Lomegna. Vince quest'ultima con il punteggio di 2-1. Tocca ora alla prima delle 2 squadre svizzere. Sono infatti i ticinesi del Locarno ad affrontare il Gagliate. Partita tiratissima e vittoria meritata del Gagliate. 1-0 il risultato finale. Il turno eliminatorio termina con l'incontro tra i vallesani del Briga e gli arancioni di Gravellona. Pesante 5-0 a favore degli svizzeri. Dopo le prime 4 partite che hanno dato inizio al torneo, segue una breve pausa che ci permette di effettuare considerazioni e valutazioni sulla manifestazione. Un'organizzazione al limite della perfezione, che vede coinvolti in prima persona i dirigenti della Crevolese, i genitori dei ragazzi del settore giovanile della Crevolese, il presidente Righetti ed infine il buon Angelo Simondi, ideatore di questa magnifica manifestazione. Risponde molto bene anche il pubblico, numeroso ed attento, ed una volta tanto distributore di applausi per tutti i contendenti. Perfetta ed ammirata anche la direzione arbitrale. Dopo questa doverosa osservazione si passa al secondo turno, dove si incontrano le 4 perdenti. Il Locarno vince agevolmente superando la Juventus Domo per 3-0. Il Gravellone invece si riscatta superando il Verbania con un perentorio 3-0. Le 4 vincenti si affrontano subito dopo. I pulcini della Crevolese incappano nel quotatissimo Briga, opponendo una valida resistenza. Troppa è la differenza tra le 2 squadre e nonostante l'incitamento del pubblico, i giovani di Angelo Simondi vengono sconfitti per 3-0. Più equilibrata e combattuta la seconda semifinale, che vede il sorprendente Gagliate superare l'Omegna con il punteggio di 2-1.
Nel pomeriggio si giocano le ultime partite per decidere quella che sarà la classifica finale. Per il settimo ed ottavo posto la Juventus Domo coglie la prima vittoria superando il Verbania con un punteggio tennistico 6-0. Il quinto posto è del Locarno che sconfigge gli arancioni di Gravellona con il punteggio di 3-1. Si giocano quindi le due partite che decideranno la classifica per le prime quattro posizioni. I rossoneri di Omegna vincono 3-0 contro i gialloblu di Crevola d'Ossola, ugualmente soddisfatti per l'insperato quarto posto conquistato, considerato alla vigilia una chimera. L'attenzione dei numerosi presenti è per la finalissima tra il Briga e il Gagliate. I pronostici sono tutti per il Briga, che ha dimostrato di essere la squadra più completa. Per la finale si giocano due tempi da 20 minuti. È il Briga ad avere la meglio con un secco 4-1, nonostante la buona partita dei promettenti ragazzini di Gagliate. La manifestazione calcistica ha il momento più emozionante quando tutte le squadre sfilano ed entrano sul terreno di gioco portandosi al centro per l'inizio delle premiazioni accompagnati dalla banda musicale di Crevola d'Ossola. Sul volto dei genitori presenti scende qualche lacrimuccia. Le premiazioni si iniziano cominciando dal settore arbitrale della sezione di Domodossola. In evidenza anche i massaggiatori delle società presenti, ai quali l'organizzazione ha offerto delle bellissime borse sportive. Una targa ricordo per tutti gli accompagnatori delle 8 società offerta dall'Unione Sportiva Crevolese. Tra i premi speciali, il trofeo Andrea Kregar alla memoria per il miglior portiere ed il miglior realizzatore del torneo. Per designare il miglior portiere, l'organizzazione ha distribuito delle schede durante le partite, invitando il pubblico a votare con un punteggio massimo di 5 punti. Con 51 voti si è affermato il portiere della Crevolese, Ivano Bacchetta, in evidenza soprattutto nella prima partita quando è riuscito a neutralizzare due calci di rigore. Quale miglior realizzatore è premiato il giocatore del Briga, Mario Carlen, autore di 6 reti.
Alla simpatica rappresentativa di Locarno è assegnata una brocca in peltro offerta dalla comunità montana Valle Ossola. Si passa quindi alla premiazione delle squadre partecipanti al torneo, iniziando dall'ottava classificata, il Verbania. Seguono nell'ordine la Juve Domo, poco fortunata, il Gravellona che molto si è impegnato, il Locarno che con un pizzico di fortuna avrebbe fatto meglio. Al quarto posto la sorprendente Crevolese che Angelo Simondi ha preparato in poco tempo e che incoraggiamo visti i notevoli miglioramenti. Al terzo posto il blasonato Omegna. Seconda piazza, come detto, per il Galliate, che nulla ha potuto nella finale contro il fortissimo Briga, che si è così aggiudicato la Coppa del Comune di Crevola d'Ossola consegnata dal sindaco, signor Carlo Rolandi. Al Briga è andato anche il trofeo avvocato Sebastiano Ferraris alla memoria, consegnato dalla figlia. Esultanza e soddisfazione per tutti i partecipanti, in particolare per i componenti la squadra del Briga, che accompagnati dalle altre squadre hanno fatto il giro del campo tra gli applausi del numeroso pubblico. Ancora premi poi per tutti i partecipanti alla manifestazione, ai quali il comune di Crevola d'Ossola ha offerto delle medaglie ricordo. Il comitato organizzatore si è distinto non solo per la perfezione con cui tutto ha funzionato, ma anche per la gentilezza avuta nel donare a tutti gli spettatori presenti un portachiavi ricordo del primo torneo giovanile del comune di Crevola d'Ossola. Una giornata dunque dove lo sport ha trionfato. Un grazie di cuore alla Crevolese, ai genitori, ad Angelo Simondi, nella speranza che tutto non finisca nel dimenticatoio, ma che serva di esempio per stimolare quanti amano il calcio, il gioco più bello del mondo. Arrivederci all'anno prossimo.
mi sembra abbastanza numeroso che è intervenuto. Un suo parere sull'andamento della manifestazione? Penso che sia stato un successo, basta guardarci in giro dalla gente che c'è. Sono venuti il vicepresidente Scalfaro, il consigliere l'onorevole Zolla, il consigliere regionale Biazzi, il consigliere Beltrami, poi il presidente della provincia, i dirigenti del calcio piemontese, il presidente della provincia, il presidente della comprensorio, dottoressa Olmi. Penso che più di così, con tutta la popolazione vicino di Beura. D'accordo, penso che sia la prima volta che in un paesino come il nostro intervengono così tanti personaggi personaggi della politica, sia a livello nazionale che a livello regionale e provinciale, vero? Certo, certo. Gli ha fatto eco l'onorevole Scalfaro, che ha voluto a sua volta rimarcare l'importanza dell'attuale momento sociale ed economico del comune ossolano. Per un compiacimento, no, non sono fra i parlamentari alto locali, siamo mezza tacca. Siamo qui per un augurio, per un compiacimento, una realizzazione mi pare di grande soddisfazione. Il sacerdote, e lo ringraziamo, ci ha fatto con grande rapidità però due iniezioni di fondo su questo richiamo, la vita, la gioia. E voi avete fatto questa splendida realizzazione, cominceranno i giovani a giocare, poi le persone meno giovani staranno lì a fare il tifo, poi come capita in questi incontri, specie negli incontri cosiddetti amichevoli, no? Penso che saranno anche qui, allora uno dice all'altro tutti gli aggettivi che nella settimana aveva messo da parte, non potendoli dire alla moglie perché c'era la protezione della suocera, non potendo. Allora a un certo momento li rovescia, no? E dice ma intanto si disintossica. Allora il primo pensiero è questa bella realizzazione, ci congratuliamo con l'amministrazione a nome di tutti, queste sono cose grazie a Dio che non hanno colori, non hanno bandiera, e abbiamo anche questo inizio di divertimento, di sport. Ci hanno insegnato tante volte, adesso non ditemi che inizio una predica, ma vorrei sempre da queste cose tirare un pensiero che sia valso per me. Ci hanno insegnato, credo che il sacerdote presente mi può correggere, che l'abbia scritto in particolare Paolo, che era uno che se ne intendeva, che correndo, arrivando, si può avere la corona, come si ha nei giochi, nelle feste, nelle gare. Poi la vita ha una sua gara, il concetto di gara è un concetto molto pulito. Quando l'uomo lo fa a fronte alta, sapendo cosa vuole e mettendoci tutta la buona volontà e rispettando gli altri nella gara, è una cosa incantevole. Quando l'uomo la fa coi gomiti, allora è un'altra cosa. Per questa puntata è davvero tutto, l'appuntamento è tra 7 giorni alla stessa ora per la nuova puntata della nostra storia. Per chi volesse rivedere la puntata odierna o le precedenti, l'indirizzo internet è www.vcoazzurratv.it. Ciao!